Siamo ora in collegamento con il presidente del consiglio di amministrazione della ASP1, Elisabetta Cantore, che salutiamo. E con lei adesso facciamo un po' il punto, dei contagiati nelle varie case di riposo della ASP1. Si sono fatti diversi numeri, si sono dati anche diversi numeri in queste ultime ore. All'ora di pranzo, alle 13:30 di oggi, la situazione, qual è, presidente? Ce la illustra? Allora, guardate, io ho appena ricevuto i dati completi perché fino a stamattina continuavano ad arrivare i risultati dei tamponi. Posso confermare che abbiamo una situazione di criticità sulla struttura di Civitella in cui da dettaglio abbiamo 20 positivi tra il personale, ci sono 13 dubbi e poi il resto negativi. Per quanto riguarda li stanno già ripetendo e quindi mi auguro che anche i dubbi possiamo ricevere un chiaro. Per quanto riguarda gli ospiti, su un totale di 60 ospiti, Civitella registra 35 positivi, 10 dubbi e 24 negativi. Per quanto riguarda invece le altre strutture, la De Benedictis registra due positivi tra il personale e un dubbio ospite. Nereto registra due positivi sul personale, quattro dubbi, e sugli ospiti un positivo e tre dubbi. Diciamo quindi che la situazione emergenziale la registriamo su Civitella. Siamo attivi tutti quanti. E stamattina sono intervenuti due medici dell'USCA e tre medici della ASP per monitorare la situazione dei degenti. Stanno ripetendo i tamponi e siamo in continuo aggiornamento. Altri dati non ne ho. Questo è il risultato. Ecco, come pensate di sistemare adesso la situazione più grave, che è appunto quella di Civitella del Tronto? I sindacati hanno suggerito di rivolgersi alla Protezione Civile, qualcun altro della ASL parla di possibili trasferimenti in altre strutture. Voi che cosa pensate di fare? Di continuare così o di prendere altre decisioni? Allora, guardi, noi siamo in diretto contatto con tutti gli enti istituzionali. Io stamattina ho sentito il direttore sanitario, ho sentito il direttore della ASL, sono in contatto con tutti i vertici che si occupano di queste cose. Anch'io ieri con i sindacati avevo già chiesto sia l'intervento della Protezione Civile quanto il coinvolgimento dell'assessore alla sanità. Adesso attendiamo i risultati dei tamponi prossimi. Non onestamente pensare a una evacuazione completa piuttosto che a un ricovero non è nel potere della ASP decidere, prendere una decisione del genere, ma bisogna anche vedere quali sono le disponibilità della ASL territoriale. Diventa complicato pensare alla possibilità di spostare 69 persone. Sicuramente saranno assistiti con le cure necessarie e se ci saranno delle criticità e delle persone che avranno necessità di ricovero saranno immediatamente ricoverate. Ribadisco, ci sono 5 medici nella struttura in questo momento e attendo indicazioni dal punto di vista sanitario da loro. Grazie, grazie Presidente. Noi la salutiamo, le auguriamo un buon lavoro e ci aggiorneremo nelle nostre prossime edizioni. Grazie ancora.